Morning Role Player, benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Parto subito lanciatissimo, lancio subito la sfida. Se dovessimo fare una gem, se dovessi tu mettere in piedi una gem, quale sarebbe il tema della gem? Beh, allora, se non lo sai, una gem è un contest alla fine, una sfida che può anche non essere in realtà proprio una sfida, è un evento che dura tot giorni, tot settimane, tot mesi addirittura, in alcuni casi tot anni, dove sostanzialmente ti proponi proponi determinate cose da raggiungere, un obiettivo della gem per tutti quanti, e poi ovviamente bisogna inventare qualcosa, bisogna produrre, bisogna portarlo all'interno della gem, bisogna consegnarlo. Io ovviamente parlo sempre di giochi di ruolo da tavolo, d'altronde, o LARP, d'altronde siamo qua per questo, e mi farebbe piacere nel prossimo futuro, forse il mese prossimo, non lo so, fare una gem targata Kobold in a Box, una gem targata GDR Unplugged, e vedere, o semplicemente una gem. E vorrei fare una gem su qualcosa, ho già delle idee, però mi piacerebbe qualcosa di un po' più interessante, perché la mia idea era quella di prendere un video musicale su YouTube, ok, e usarlo come ingrediente per un gioco di ruolo, ok? Magari estrapolandone dei termini, degli elementi salienti che ci interessano del video, definendoli nero su bianco, quindi dicendo: io di questo video ho preso A, B, C e D, ok? E di questi ho fatto un gioco, ecco. Allora, questa potrebbe essere un'idea, oppure non lo so, oppure chiedo a te: se tu potessi fare una gem, su che cosa la faresti? Metteresti un tema? Metteresti delle limitazioni? Metteresti... Cosa faresti? Sono proprio curioso di vedere questa cosa, di sentire da parte tua questa cosa, perché servono suggerimenti, sì, assolutamente sì. Servono suggerimenti, ma servono anche idee fresche, perché di gem switch ce ne sono 64 milanta gazziglioni di gazziglioni ogni singolo giorno. Non lo so adesso quanto siano le attive, so che ad oggi sono state fatte, mi pare, intorno alle 60.000 gem, contando che Itch è esploso solamente negli ultimi cosa, 3 anni, 2 anni, e prima non era poi così noto, insomma. Almeno sì, forse nel mondo dei videogiochi sì, era già abbastanza noto. Allora, insomma, direi che è una bella cifra, 65.000 gem in massimo direi 5 anni. Sono tanti. E ecco, perché appunto ci sono un sacco di tematiche interessanti, un sacco di cose che si possono andare ad affrontare liberamente, senza peraltro, perché ho visto che un po' il tema generico delle gem Switch è questo, senza dover andare per forza a creare una competizione. A me la competizione stimola, aiuta moltissimo. Roosevelt sarebbe d'accordo con me, io sono d'accordo con me. Siamo su due piani un po' diversi come personaggi. Sarebbe d'accordo con me che adoro la competizione, e la competizione è un po' quell'elemento che ti spinge a fare. Se non c'è competizione, probabilmente perdi gran parte delle persone. In realtà non è detto, però insomma è possibile. Secondo me ci deve essere sempre un po' di competizione, non è necessario, però aiuta molto. E quindi ecco, ci fosse una bella gem che parla di cose interessanti, originali, che fa scrivere giochi interessanti, originali, perché? E poi la durata, secondo te una gem quanto dovrebbe durare? Perché allora qua si apre un portale dimensionale,
nel senso che ho visto jam che durano 24 ore, ho visto jam che durano un'ora, cioè bisogna, come, bisogna fare molta pubblicità prima di farle partire sta jam, perché sennò uno se la perde più facile. Ho visto jam che durano mesi, c'è una jam che dura 10 anni, non sto scherzando, dal 2020 al 2030, cioè una follia. Però non sappiamo neanche se ci sarà ancora Itch nel 2030, probabilmente no, ma sarà un'altra forma di qualcos'altro. Però il senso è magari fino alla chiusura di Itch. Cioè ci sono molti tentativi di sperimentare cose nuove, e io sarei felice di mettermi in una nicchia di queste cose nuove e scegliere un gruppo di elementi, durata, temi. E non lo so, bisogna vedere il terzo elemento cosa potrebbe essere. Beh sì, l'originalità sicuramente, ma quella è una cosa che, diciamo, viene composta partendo da degli elementi. Siccome gli elementi giusti sono sempre tre, la base è sempre tre, il numero magico è tre su queste cose, allora volevo dire il terzo ma non mi viene. Beh, dimmelo tu il terzo. E ecco, quindi fammi sapere, sono curioso. Magari più di una volta ti è venuta la curiosità di dire: ma se ci fosse una jam che parla di, se ci fosse una jam riguardo a, e ovviamente magari per questione di tempo, di voglia, di oddio devo iscrivermi a Itch che due palle, non l'hai fatto. Lo faccio io, se la tua idea mi piace lo faccio io volentieri, e vediamo. Adesso il mese prossimo potrebbe essere un buon mese per mettere in piedi una jam. Peraltro, piccola parentesi, potrebbe essere anche il caso, però questo più avanti nel tempo, magari in ottobre, di riportare in vita, riesumare lo Spooky Game Contest, che se tu non conosci è un contest che ovviamente, parlando di tematiche della paura, dell'orrore, ovviamente cade sul periodo di Halloween. Ed è un piccolo contest, di solito lo facevo durare un paio di settimane massimo, tre, dove si invia un gioco e il tema principale è sempre lo spavento, l'orrore, la paura, e poi c'è un piccolo tema specifico di ogni, ok? E io vorrei proprio riportarlo in vita, perché ho fatto 2 anni Spooky Game Contest, 2015-2016 mi pare, o 16 di 16-17, non ricordo neanche più, per me è passata un'eternità. Però con Itch le cose stanno diventando molto facili, le cose stanno diventando molto pratiche, e quindi è molto probabile che torni fatto, rinato sotto questa nuova veste icciana. Ebbene, oggi ho parlato anche troppo, quindi noi ci sentiamo domani mattina, sempre qui, sempre con Jack, sempre sulle frequenze di GDR Unplugged. E che ti piacciono i contest o no? Voglio un tuo parere, puoi anche dirmi: mi fanno schifo i contest, odio Itch, lo brucerei, odio il prurito, lo brucerei. No, beh, questo forse evita di bruciare il prurito, perché potrebbe voler significare darsi fuoco in qualche maniera. Che si grattando abbastanza, secondo le leggi della fisica, con i determinati strumenti c'è anche la possibilità di veramente prendere fuoco. Io non ho detto nulla. E con questo, allora ci sentiamo domani per la chiusura della settimana, e ovviamente come sempre rock and roll.